Eccoci di nuovo qua amici con una nuova puntata 2 4 ruote passioni motori. Oggi torniamo con le due ruote, abbiamo qua i nostri ospiti Ezio Rosbock Rosmoto e Luciano Visconti, benvenuti. Buongiorno, grazie. Ezio, tantissimi anni di carriera, 36 anni quest'anno sulle due ruote, gara in salita, preparatore, raccontaci un po' la tua esperienza sulle due ruote. Io ho cominciato un po' prima come apprendista, poi mi sono messo per conto mio nell'87 e subito correvo in salita perché si usava, c'era Forno Milani, Rocca Core, tutte queste belle garette, tu sai benissimo, ho perso un po' di anni, poi sai, arrivano i figli, bisogna pensare prima a crescere i figli, poi a correre in moto, mi sono allontanato un po' e poi sono rientrato a fine degli anni 90, sia con le gare in salita che con qualcosina in pista. Poi un giorno ho scoperto un bel bicilindrico che era l'SM650, però già correvo con il GSX600, ne ho fatto 200.000 di monta nel 2000, siamo andati così. Nel 2001 ho scoperto questa moto, ho deciso che mi piaceva, l'ho presa, l'ho preparata e abbiamo cominciato a fare la prima gara di Super Twin a Vallelunga nel 2002, con un pilota di zona, che era un ragazzo che andava forte, Armando Bastianini, anche testa di una rivista special che c'era allora. E siamo partiti subito il primo anno, allora, alla penultima gara in testa al campionato, poi l'ultima gara a Vallelunga si è distratto un po', alla fine siamo finiti terzi, l'anno dopo secondo in campionato e poi l'anno dopo ancora, non mi ricordo più, forse ero terzi. E nel 2005 invece l'ho fatta con Franco Cristiano, mi ha vinto il campionato scuderie e lui ha perso per un punto il campionato piloti, ma erano tempi in cui la Super Twin c'erano quindi da 45 piloti, cioè proprio... Un campionato combattuto ed essere sempre a podio con una moto nuova, perché lì correvano i Ducati 900, poi erano i Ducati 900 portati a 960, poi hanno preso il 1000 portati a 1100, poi a 1200. Io avevo la SM650, prima portato a 700, poi portato a 744, che è tutta una cosa che facciamo in casa noi, perché in giro non esiste. Addirittura nei primi anni 2000 facevo dei motori per gli Stati Uniti, perché 744 lo facevo solo io. Quindi avevo dei motori imballati dagli Stati Uniti, li preparavo e li mandavo indietro. E poi ho continuato così. Negli anni ho ricominciato a rimettere un po', a risalire in sella anch'io per giocare là un po', qualche garetta a saltuario mentre seguivo i miei piloti. Poi nel 2018 ho cominciato a fare un campionato, sono arrivato terzo nella Light Twin fresca. Nel 2019 l'ho vinta. Nel 2020 sono stato un po' tranquillo, come un po' come quest'anno. Il 2021 ho vinto la Light Twin 1100, perché con 744 ho messo in 1100. Nel frattempo abbiamo vinto la BTDB con Stefano Scalarino, i volanti piloti. È stata sempre, anche due campionati all'anno, no? Nell'anno seguito due campionati, sempre con le stesse moto. Le mie Suzuki SV, che ormai in giro le chiamano le Ross, no? Sono sparse un po' ovunque. In Italia ce n'è più di un centinaio che gira. È una moto vecchia, adesso il fatto è che la base è buona, è così buona che ci permettiamo di combattere quest'anno con la Aprilia 660, che è una moto di 2 anni fa, le Yamaha R7 che sono moto dell'anno scorso, cioè è venuta questa moda che io avevo già anticipato 20 anni fa, queste piccole bicicletta. È stato lungimirante. È stato molto lungimirante, l'ho visto lontano perché erano bellissime. C'è da dire un'altra cosa, all'estero c'erano, perché io ho lavorato un casino per l'estero. All'estero c'erano già America, ma anche Francia, Belgio, Germania, Inghilterra. Nel 2014 siamo andati a correre all'isola di Man, no? Sempre con una Gladius, che sarebbe più o meno la stessa cosa. Esatto. E poi abbiamo fatto altre cose, abbiamo corso ad Assen, abbiamo corso a Pannonia, abbiamo corso in Francia a Manicure, abbiamo corso a Quaternò, abbiamo corso in diverse parti d'Europa. In grandi circuiti comunque europei. Sì, in circuiti europei, sì. Infatti ci siamo divertiti parecchio. E adesso è arrivata anche l'Italia questa cosa, anche le grandi case, perché poi c'era solo Suzuki con questo motoretto. Sono partiti e hanno deciso di buttarsi in queste cose. La Aprilia, la Yamaha, anche l'Honda ha fatto un motoretto per questa categoria qua. Perché pare che l'anno prossimo ci sarà una classe mondiale. Un Superbike. Esatto, il Superbike si chiamerà poi Moto 2, che sarà, ancora non si capisce bene se avrà un motore unico oppure se ci sarà la possibilità di fare diversi motori, sempre bicilindrici sui 650-700. Diversi sono i piloti che si affidano a te per le corse, ragazzi giovani, meno giovani? Per fortuna ci sono ragazzi giovani, perché parliamoci chiaro, questa cosa è un po'... Cioè,
insomma, ci sono sempre meno piloti perché muoiono, non perché di vecchiaia. No. Sì. Allora, arrivano alla fine, c'è bisogno alla fine. Di ricambio generazionale. C'è bisogno di ricambio, io ho dei ragazzini che hanno le mie moto, che hanno corso le mie moto, si sono allenati a partire da Celestino Vietti, che ha la mia moto, Davide Conte ha la mia moto, Arianna, la ragazzina che dovrebbe poi venire qua, lei non ha una mia moto, però si allena con una moto di fattoria, però su base Kawasaki, no? E qualche altro ragazzino c'è, speriamo che in futuro ci sia queste cose, perché veramente il parco macchine a livello piloti è sempre più invecchiato parecchio. Sì, forse anche questi campionati sono un po' più abbordabili, diciamo, anche per, a livelli di costi. Sì, ma il problema non è quello, il problema è proprio la gioventù che non... Cioè, 20 anni fa, no? Sì, i ragazzini volevano il motorino, la moto. Ma c'erano proprio tanti ragazzini più che usavano anche solo lo scooter piuttosto che erano la Vespa, erano tutti più motorizzati rispetto a. Esatto, adesso stanno chiusi in casa con smartphone, eccetera, eccetera, computer. Non mi frega più tanto questa cosa. Proprio c'è stato un salto generazionale. Per fortuna c'è qualche ragazzino. Onestamente sono tutti figli d'arte, perché sì. È difficile che uno spunta e dice papà voglio andare in moto. Sì, guardiamo anche come succedeva Doriano Vietti. Michele correva con me nell'87-88 in salita. Michele sono Nicola con Michele. E lui è riuscito a mettere veramente tanto tempo, perché c'è stato dietro tanto. Prima con Doriano, poi con Celestino, cioè lui ha fatto girare tutta l'Europa con le mini moto. Celestino si è fatto vedere quello che era, è stato chiamato da... Ha avuto la fortuna di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Guarda che ha fatto un campionato quell'anno lì che dopo l'hanno chiamato che proprio cioè, vinceva tutte Perfetto. Le gare e doppiava un mare di gente, cioè proprio ha vinto tutto quello che c'era da vincere, aveva un passo in più degli altri, una marcia in più, sì. Non per niente l'ha chiamato. Però come dicevo sempre figlio d'arte anche lui, no? Anche se suo padre non ha mai vinto niente. La passione però la passione c'era. Il padre, lo zio e una zii che mandavano avanti la baracca mentre Michele li portava a correre l'Europa, insomma tanta roba. E anche gli altri ragazzini comunque, Davide è figlio d'arte, Arianna è figlia d'arte, cioè sono tutti figli di ex piloti. Passione che si tramanda di padre in figlio. Sì. Tu Luciano, quest'anno prenderai parte alla Twins Cup? Sì, quest'anno... Raccontaci qualcosa della tua esperienza. Quest'anno parteciperò a questa categoria leggera. Io vengo da un'esperienza da anni in sella moto per cui 1000. Sono partito nel 2019 abbastanza tardi perché ormai ho 43 anni. Sono giovane ma non più tanto giovane. Per cui nel 2019 ho iniziato con il CRV. 2020 idem, ho fatto podi, abbiamo portato a casa anche la prima vittoria nella gara nel 2019 e 21 ho fatto il salto diciamo di categoria, ho fatto la 1000 Open Moto Estate con veramente ottimi risultati, centrando anche un podio a Cervisina. Quest'anno con Ezio abbiamo deciso di partecipare al campionato Night Twin, che sarà un campionato per me molto ambito, molto sentito. Sport Win perché è nuovo, ancora non sappiamo, abbiamo ancora capito come si chiama. Anche il regolamento è ancora in fase di embrionale. Assolutamente embrionale. È un campionato dove realmente ci aspettiamo tanto, perché abbiamo avuto modo nel mese di febbraio di fare un reale test, quelli del circuito di Andalusia. E con veramente ottimi risultati. Siamo stati lì a mordere la coda e a mettere anche dietro in qualche occasione le 660. Aprilia. Per le 660, che è un progetto decisamente più evoluto, se vogliamo dirlo, perché è più giovane. E insomma, per me ci potremmo togliere delle belle soddisfazioni. Il progetto Rosmoto è un progetto che mi attrae particolarmente, sicuramente per la mia statura, il mio fisico, è una moto che probabilmente preferirebbe un pilota più leggero, però abbiamo dal canto nostro, magari ci mettiamo dell'altro, ci mettiamo sicuramente il polso in primis e sicuramente un po' di parte fisica, ok? Sono sicuro che quest'anno sarà un campionato molto molto notato anche da
piloti che partecipano a campionati tipo l'Open, il 1000 Open, il 600 Open, anche lo stesso CRV, perché è un campionato che dove vedrà comunque tre, se non sbaglio, quattro moto, quattro marche, perché ci sarà comunque Yamaha, Aprilia, l'Erosmoto e Kawasaki e Ducati. Kawasaki e Ducati, per cui ci saranno cinque marche che si daranno filo da torcere, ci daranno filo da torcere, cercheremo di dare filo da torcere anche loro. Sicuramente guardando i circuiti delle motestate abbiamo sicuramente due circuiti in particolare dove possiamo dire la nostra. Pagheremo probabilmente un po' dazio magari a livello di prestazioni pure e di velocità di punta a Cremona, anche se a Cremona possiamo dire che già nel 2022 abbiamo fatto un test interno dove abbiamo fatto segnare anche degli ottimi tempi, si può per me ancora migliorare, forse manca ancora qualcosina per fare magari per cercare di stare lì davanti a Cremona, mentre Varano e Magione sono sicuramente due circuiti che rientrano un po' più nel DNA dell'Erosmoto, perché sono circuiti on-off, sono circuiti dove aver motore sotto, coppia sotto, può fare la differenza e noi con le Ross possiamo veramente fare la differenza, anche perché il matrimonio tra telaio, motore, ciclistica, setup che ovviamente devono essere corretti, abbiamo proprio notato che è un bel progetto il suo, un progetto che comunque probabilmente uno, lui e pochi altri ancora oggi coltivano. E penso che quest'anno magari la casa di Noale, Aprilia, nonché Yamaha potrebbe notarci, ecco, questa sarebbe una cosa molto bella, soprattutto anche per Ezio, sì, è gratificante. Per il team Rosmoto. Un campionato che entrerà a far parte, quindi come hai detto tu, dentro il trofeo motestate. Sì. Quindi all'interno dello stesso ci sarà questa cup destinata alle Twins. Ricordo le date: 22-23 aprile a Varano, 27-28 maggio a Cremona, 1 e 2 luglio a Magione, 5-6 agosto a Varano e ancora il 23-24 settembre a Cremona. Quindi prenderete parte a... Prendiamo parte sia al campionato, prendiamo parte, per cui cercheremo veramente di dare il massimo, anche perché... Non solo tu, ma magari anche qualche altro. Anche qualcun altro, stiamo attendendo anche... Qualche risposta da amici piloti che stanno comunque, sono orientati a cercare di entrare all'interno del panorama Rosmoto. Sicuramente c'è gente che è attratta dal mondo delle Twins, è attratta dal mondo che ha creato Ezio, perché comunque, ripeto, è un mondo un po' particolare, no? Non nascondo un particolare importante, io sono, con questo sarà il 13° anno che corro, da amatore puro, mi sono affacciato poi ai campionati, e un particolare che noto è che viene più notata in un box una Rosmoto che una 1000, una nuova. Perché? Perché c'è curiosità. Forse la uno è abituato a vederla. Probabilmente è abituato a vederla. Questa è una cosa più particolare, sì. Più caratteristica. È un prototipo, perché fondamentalmente vediamo, abbiamo un telaio. Un kit che è stato evoluto, che è stato assemblato, e sicuramente quando poi vedono, soprattutto magari tifosi o gente che viene appassionati, che vengono nei circuiti, guardano poi i monitor e guardano, vedono che magari il numero 55 o il numero 31 è diverso, o 10 sono lì a battagliare con moto con 40, 50 cavalli in più, per non dire le 1000 superbike, e questo fa pensare che probabilmente la differenza, o meglio, l'essere umano, il pilota medio, non è in grado di sfruttare 200 cavalli.
E questo penso che un po' tutti lo sappiamo. Io parlo per me, ho raggiunto sicuramente degli ottimi risultati per quello che sono le mie, aspettative. Le mie aspettative con i 1000, per cui con la categoria Superbike, ma quando vedo quello che è in grado di fare una moto da 80, 82, 83 cavalli, in altri casi si arriva anche a 90, quando Ezio, il buon Ezio, ci mette mano, e dici, cavolo, ma allora bastano veramente 80-85 cavalli per divertirsi? Dico sì, ci si può divertire con 80-85 cavalli, e anche tanto, probabilmente forse anche di più. Per cui elettronica zero, elettronica non sappiamo cosa sia. È importante quello, perché ormai l'elettronica, sì, l'elettronica altrove la fa da padrone. Assolutamente perché... sì. Diciamo che Aprilia, per esempio, lo stesso forse anche Kawasaki, vero Ezio? Ma elettronica. Kawasaki no, ma comunque Aprilia sì. Aprilia ha un concetto totalmente diverso. Noale giustamente ha portato all'interno della gamma una moto che comunque dicono abbia 100 cavalli, poi c'è chi dice che ne ha qualcosina in meno, qualcosina in più, questo non ci interessa, però c'è elettronica. Può far bene, può far male, non lo so, io so solo che dati alla mano per circuiti tipo Magione, Varano, lo stesso Cervesina, stazione volare che quest'anno mancherà all'interno del Motoestate, peccato perché mi piace moltissimo, e sono dell'idea che siamo lì, per cui ci sarà da divertirsi. E per quanto riguarda il Lumba Cup, cosa Lumba ci puoi dire? È una manifestazione che io ho cominciato qualche anno fa a fare per lanciare un po' l'autonomo di Lombardore. Negli anni si è evoluta, abbiamo cominciato 3 anni fa, ne abbiamo fatte 3, invece che 1 o 2 così erano già programmate. L'anno scorso ho fatto 4 date di Lumba Cup più 2 di Endurance, che abbiamo fatto una 200 miglia sperimentale a Lombardore, mandato nel matto, e quando l'abbiamo fatta, quelli che mi hanno dato nel matto erano fuori a guardare, no? E c'era un signore che, se mi segue da tanti anni, si chiama Mauro Piano, un pilota famoso dei tempi passati, che ancora adesso, anche se c'è una certa età, no? E che mi fa proprio a metà di sta 200 miglia, mi guarda e mi fa vedere se fuori si muovono le mani. Cioè, sì. Fai loro, non sono da venire a partecipare. Certo. No? E a lunedì mi chiama alle 10 e mi fa: ma hai presente come si muovono le mani? Sono già arrivati i gomiti, no? Voglio che ne fai un'altra. E io ho detto: no, guarda, mi interessa perché ho fatto questa cosa qua. Ci ho perso onestamente, perché ovviamente la pista ha un corto tutto, eravamo alla fine a molto equipaggio, un po' pochini, no? A molti equipaggi anche da 2, quindi. E a un certo punto continuo a telefonare, telefonare. Al martedì ho detto: senti, se vi mette insieme 30 persone, ne facciamo un'altra. Però le giornate si accorciano, facciamo solo più una, 2 ore invece 200 miglia. Alla fine avevamo 12 equipaggi, 36 persone, abbiamo fatto un bel pienone. E è una cosa che funziona, perché l'autobus di Lombardore ultimamente era un po' lasciato andare. Poi adesso sì, che negli anni è stato anche teatro, sì, sì, dispute, processi. Sì, sì, no, ma parlo proprio anche a livello agonistico. Negli anni, 20 anni fa, una anche volta, di più, 25 sì. anni fa. Anni 90. Il trofeo caldo, negli anni, fine degli anni 90, sì. Sì. Inizio 2000, anni 90, 2000. Poi comunque dispute con i vicini, quelli che hanno fatto le case dopo. Che dopo che hanno fatto le case, si sono accorti che c'era un autodromo e tutte queste cose. Cronache conosciute. Sì, sì, perciò ci sono stati periodi in cui, quell'anno che siamo andati all'isola di Man, io ho fatto la moto per andare all'isola di Man, non ho potuto provare la Lombardia perché era chiuso. Sì, è stato chiuso. Non l'abbiamo provato direttamente all'isola, cioè siamo arrivati su, scaricata al circuito del Mountain e abbiamo provato lì. Poi per fortuna hanno riaperto, c'era un po' poca gente perché molti pensavano fosse chiuso. E io mi sono andato da fare anch'io quel senso lì, cioè portando, prendendo giornate, organizzando giornate. Prima l'ho chiamata, la primissima chiamata allo Smoot Day nel 2012, perché facevo 25 anni di attività, no? E poi dopo è entrata la Barda come sponsor, si chiamava lo Smoot Bardal Day, e poi alla fine mi hanno chiamata Lumba Cup, che sarebbe Coppa Lombardore, perché Lombardore ormai lo chiamano tutti Lumba, andiamo a Lumba, no? E chi può partecipare? Chiunque, non sono gare. Sono delle giornate, delle prove libere, alla fine c'è una premiazione in base ai migliori tempi, no? Figurativa, perciò non è un ovviamente
abbiamo diviso in quattro categorie, cioè gli amatori, gli esperti, i piloti, secondo i tempi, non dipende molto, e poi la E-Twin. L'anno scorso la chiamavo la E-Twin, quest'anno la chiameremo probabilmente Sport Twin, per metterla, o Super Twin, per mettere insieme all'altra, così. Che tanto abbiamo sempre almeno 12-13 moto delle mie che fanno questa cosa lì. A me fa piacere, ci tengo molto. Certo. Vi ringrazio di essere stati i nostri ospiti, in bocca al lupo per tutto, e vi accoglieremo nuovamente quando vorrete. Noi, amici di Obiettivo News, ci vediamo ad una prossima puntata e continuate a seguirci.